Amici Ilaci, una giornata di sabato caratterizzato da maltempo sul settentrione d'Italia, in particolare sul nord-ovest. Sarà questo maltempo e condizionerà il fine settimana sul settentrione e sul centro d'Italia. Arriverà smorzato gli effetti la domenica sulla Calabria, portando, ma da domenica sera soltanto, la pioggia nuovamente sulla nostra regione. A essere responsabile di questa condizione è una perturbazione che scenderà nel corso del fine settimana lungo la fascia tirrenica, portando pioggia di carattere anche temporalesco, in particolare nella giornata domenicale, su tutto il centro Italia. Il maltempo arriverà al sud però non prima della serata tra domenica e lunedì. Passando uno sguardo d'insieme sulla nostra penisola, possiamo dire che il sabato sarà più tranquillo sul centro Italia e meridione d'Italia, sarà sicuramente la giornata migliore tra le due del fine settimana al sud, quella di sabato, anche per il centro Italia. Invece sarà disturbato la condizione meteorologica su tutto il nord-ovest, in particolare perché si manifesteranno dei fenomeni, tornerà la pioggia su tutto il Piemonte, la Liguria, la Lombardia, e i fenomeni tenderanno a spostarsi in serata sull'alto settore tirrenico, sulla Toscana, e scenderanno verso il Lazio. Attenzione perché la giornata domenicale porterà temporali di forte intensità su tutto il centro d'Italia. E meridione d'Italia che vede una giornata assolutamente gradevole, con valori termici che tendono a risalire di alcuni gradi, portando le massime su soglie di 13, 14, forse anche 15 gradi in provincia di Reggio Calabria. Sarà una giornata abbastanza tranquilla quella di sabato sul meridione d'Italia, e la giornata domenicale invece sarà disturbata dall'aumento della copertura nuvolosa e dall'arrivo in serata delle precipitazioni sul settore tirrenico cosentino, in estensione poi al resto del territorio calabrese nel corso della mattinata di lunedì. Ritornando alla giornata di sabato, direi una giornata abbastanza adatta per svolgere attività all'aperto. Non farà freddo perché risalgono le temperature sarà abbastanza gradevole per attività da svolgere magari all'aperto, magari sarà indicata anche per fare una gita in sila, visto la presenza della neve sui rilievi oltre 1000 metri. La grafica si riferisce alla giornata di domenica, che vedrà inizialmente una mattinata più tranquilla. Attenzione all'aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio della giornata domenicale. Si passerà sulla Calabria da cieli nuvolosi a cieli coperti e ritorneranno le precipitazioni nella nottata su lunedì. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Gonotaro per gli amici di La C.